Eccoci qua, benvenuti in questo nuovo video. Incredibilmente questa volta le previsioni ci hanno azzeccato. È arrivata la neve anche a Udine. Non ci credo. Adesso sono vuoto, sto andando a fare un giro all'Enai, poi un Trebbio, poi la tisana Lignano, per cui tutto il pomeriggio sono col VDL Synergy. Vediamo un po' come va, tocca fare particolarmente attenzione perché già sulla pioggia non mi era piaciuto, col nevischio, anche se abbiamo già le gomme invernali e anche di buona qualità, tocca comunque fare molta molta attenzione. E tocca fare attenzione soprattutto agli altri. Non so veramente cosa aspettarmi per strada con questo tempo, anche se con la zona arancione il traffico è minore del solito. Comunque pendolari, chi va a lavoro e chi si muove in comune ovviamente si muove con l'auto. Mamma mia. Nonostante i 25 all'ora, i 30 all'ora, è già entrato in rotonda l'anti sbandata, ho detto che la rotonda è in pendenza, la cosa in realtà non mi meraviglia più di tanto, molto molto bene. Tra l'altro speriamo di non perdere la telecamera esterna perché è la prima volta che uso questa ventosa, dovrebbe essere buona, però capiamo se vedrete una sola inquadratura, il motivo sarà quello e non sarò particolarmente contento. Il Webasto va alla grande, da 10 minuti in moto la corriera che già si sente la temperatura, già scaldata, molto buono. Attenzione, tac. Servizio, nel dubbio, io mi sono ordinato ieri sera un ottimo asporto di sushi firmato Takeshi. Possiamo dire che a Udine è il migliore, è uno dei migliori, diciamolo, insomma. Specialmente i box già pronti che fanno sono perfetti. Io mi ordino sempre quello da 20 euro che per una persona va stra bene. Dovrei essere tra 2 minuti a Lenai. Mi sembra di essere in Carnia, invece sono a Udine, sono a Pasiantinato.
torniamo a girare in rotonda e torniamo a prenderli. E cosa? Muoviti! E niente, vedono due fiocchi di neve e non capiscono più il codice della strada. Eccolo qua di nuovo! Un'altra suonata! Oh, l'ha capita! Dai! Andiamo, la mascherina! Apertura porte, mascherina! We'll be right back.
scaricato, quindi finalmente posso togliere la mascherina. Entro in deposito, un'ora fermo e poi si riparte per l'Ambassa Friulana, per Fatisana, Vignano e Mortegliano al rientro, più paesini intermedi ovviamente. Purtroppo verso Santo Svaldo ho filmato anche i residui di un incidente che probabilmente era appena successo. C'erano dei carabinieri, c'era già l'ambulanza del 118. Penso che lo censurerò con i pixel. Non mi piace riprendere queste cose, ma dato che sono nel filmato le censurerò. Nel frattempo ha smesso di nevischiare. Eccolo qua. Appena pazzi il gas. Tanti saluti. Per fortuna poi queste macchine migliorano con l'elettronica, effettivamente dove c'è un bilanciamento non molto ben fatto, dove ci sono delle cose da sistemare, intervengono a posteriori con l'elettronica, controllo di trazione, controllo di stabilità e si aggiusta la dinamica di guida. Comunque l'elettronica garantisce un livello di sicurezza molto elevato e ovviamente entro i limiti della fisica. Se uno esagera, non c'è pacchetto elettronico che tenga e si schianta comunque. Per il momento l'autista ha ancora la sua importanza. Chissà quale sarà l'evoluzione del trasporto pubblico, oltre sicuramente a un'elettrificazione dei mezzi che è proprio dietro l'angolo, secondo me. Anzi, per certi mezzi, secondo me ci sarà nel brevissimo termine una conversione a gas e un'elettrificazione. Chissà tra 10 anni, tra 15 anni, magari, se ci saranno i mezzi a guida autonoma. Secondo me sì. Secondo me il lavoro di autista nei prossimi decenni andrà scemando in favore dell'invasione dell'elettronica. O almeno quello, secondo me, è quello a cui tenderà, grosso modo, il trasporto pubblico, non solo locale, ma diciamo a livello globale. Maggior sicurezza, maggiore efficienza, minori costi, minori consumi, è da capire quanto tempo ci vorrà questo. Nel frattempo io mi godo questi mezzi e questo lavoro. Che storto che sono! Dai, che pazienza di parcheggiare.